Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Inutile girarci intorno, quella di ieri è stata forse la prestazione più brutta, più deludente, più insignificante, più impresentabile della Fiorentina di quest'anno, della Fiorentina targata Paolo Sousa. Nel momento dove doveva servire una reazione, dove doveva servire un qualcosa per poter inseguire il terzo posto, è arrivato un pareggio che credo escluda in modo praticamente definitivo la Fiorentina per la lotta appunto al terzo posto. I motivi, i perché, questi li sa probabilmente Sousa, questi li sa la squadra. È sembrata una squadra svuotata di entusiasmo. Le colpe le hanno i giocatori e l'allenatore in questa partita sicuramente, però il messaggio che è stato dato alla società non è stato quello di una società che con il coltello tra i denti vuole arrivare in tutti i modi a raggiungere il terzo posto. Non si sono sentite dichiarazioni in questi giorni, in queste settimane, non si è sentito quel trasporto che la squadra, che lo spogliatoio e che i giocatori sentono, perché i giocatori di calcio sono fatti così, sono persone come tutti noi che hanno bisogno di stimoli continui, sono persone che quando non vedono dall'alto i propri capi cercare di fare qualcosa di buono, poi mollano anche loro, magari inconsciamente. Allora quando nel mercato di gennaio ti arrivano Benaluan e Tino Costa e non ti arrivano due campioni nello spogliatoio, il giocatore si fa delle domande, il giocatore probabilmente si scarica un po', e questo è accaduto purtroppo in una società che evidentemente non ha provato in tutti i modi ad arrivare terza, e nemmeno ci arriverà la squadra, perché questa squadra non è stata costruita per arrivare in quella posizione. A domani con i 101 secondi viola, un saluto da Marco Dell'Olio.